Il team si aspetta molto da te dopo che hai conquistato il podio nell'ultima gara. Concentrati sui punti e fai il possibile. E salve a tutti ragazzi e bentornati da Gabriele Bucarbonara. Questa è la 36esima puntata su Formula 1 2020. Stavolta ci troviamo al Gran Premio del Belgio, Spa-Francorchamps, giusto? Sì, sì, bellissimo questo Gran Premio. Bottas partirà dalla pole position secondo Lewis Hamilton e noi decimi. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto di lasciare almeno 10 like per il prossimo, quindi incominciamo la gara. Il Gran Premio del Belgio è iniziato con un ottimo spunto da parte nostra. Dai, forza! Olè! Grande partenza, hai visto? Grandiosa! E tanto visto che Albon ha guadagnato una posizione, se non sbaglio. Attenzione là, attenzione, c'è ruota a ruota tra Albon e Bottas, attenzione, occhio occhio, oh mio Dio, attenzione, oddio mio, mannaggia, dai 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 dai, forza, vai, vediamo se dall'esterno faccio il sorpasso, no! Volta buona, volta buona. Volta buona e volta cattiva. Volta buona e volta cattiva. Volta buona e... volta buona, volta buona, volta buona, attenzione, oh, all'esterno, all'esterno di Esteban Ocon, e ci prendiamo così di cattiveria la top 5 su Esteban Ocon. Andiamo a prendere il piatto adesso. Comunque Hamilton ha vinto il GP di Imola. Che gara oggi. No! Hai visto che brutto? Mamma mia. Ma allo stesso punto dove morì. No, no. Comunque Albon ha guadagnato la posizione, no! Un'altra volta. Ma ci stanno tamponando da dietro, là. Lo so. No, non mi passi, eh. Visto che sorpasso su Ocon. No! Dai, dai, secondo me devo prendere molta velocità qui. Dai, dai. Quasi. Dai. Vediamo se riesco a abbassarne due in un colpo solo. Sì. Sì. Ocon ancora incrocia e risponde, non è vero? Sì. Aia. Abbiamo danneggiato Polano. No. Dai, cavolo. Vai. Dai,
Dai, dai, dai, oh, e dai, con, dai, dai, oh, perfetto, grazie Alex, adesso non interrompermi, giusto? Perché c'è un super stebano con che vuole prendere la posizione su di noi. Dai. Comunque abbiamo guadagnato un pochino sul piatto, eh? A Sì. prescindere. Vai. Va. Lunghi, attenzione, non è buono questo. Vai, vai. Arrivo. Comunque posso dire che oggi mio padre non sta bene. Vabbè, comunque oggi vi dico che oggi mio padre non sta bene, ecco perché sta parlando piano, giusto? Grande, grande gabbè. Vai. La prima botta, sì. Adesso Hamilton ha passato Albon. No! Chi era? Ocon, no? Vai, vai. Qua è stato il punto dove è morto Hubert. Vai fuori, bello mio. Ma non è andato fuori di strada. Ti è andata bene Esteban, eh? Ma so che non guardi i miei video, ma ti è andata bene Esteban. Te lo dico io, ti è andata bene. Però mi è andata bene pure a me che. Ah no, non è Ricciardo, non è Ocon, è Ricciardo! Quindi gli è andata bene a Daniel, non è vero? Dietro di te, Ricciardo. No, Ocon! Ocon. Quindi gli è andata molto bene Ocon, no? Sì. Adesso vediamo se gli va male questa volta. Mo' Ocon, se ti butto fuori, guarda. Se ti butto fuori. No, eh. No, eh. Dai. Dai, che ti butto via. Ok, perfetto. Però gli abbiamo danneggiato la lezione dietro. Ci sono attacchi. Verstappen Arriva qui? No, l'ho fatto. con la Ferrari, che prima era il nostro rivale di campionato. Non è vero? Sì. Peccato, no? Dai, dai. Wow! Dai, 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 forza! Forza, forza, forza! Oh, Kiat ha preso la posizione su Albon! Wow. Incredibile, Albon sta andando molto male. Secondo te avrà qualche problema? Ha passato, viene passato da Hamilton e da Kvyat, eh? Secondo te ha qualche problema? Penso di sì, no? Non so. Può essere. Vai, forza. Dobbiamo. Dai, Intanto dai, Gasly si è sta alle distaccato. calcagna di Verstappen.
comunque siamo al penultimo giro, adesso stiamo migliorando ulteriormente il nostro giro, però quello personale comunque da decimo a quinto non è così male, no? Non è vero? Comunque la top 5 è anche un ottimo risultato. Dai, dai, forza. Mamma mia, Verstappen si sta avvicinando sempre di più. E sempre di più è vicino al nostro attacco. Intanto per la Mercedes di Bottas incomincia l'ultimo giro del Gran Premio del Belgio. E per l'ultima volta butto fuori tutti i piloti. Intendo che l'ultimo giro Verstappen non fa lo sciupapeste. Adesso c'è il DRS, però c'è il lato positivo. No, Gasly, attenzione, ha qualche problema mazzo, lo passiamo prima di attivare il DRS. Incredibile, viene passato anche da Gasly. Secondo me è un problema per Verstappen, ma comunque gli tocca la settima posizione per lui, giusto? Sì. Strano che sta andando molto lento, comunque ci siamo ripresi di forza la quinta posizione nel Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps. Mamma mia. E adesso dietro abbiamo Pierre Gasly, ovvero il pilota che ha vinto il Gran Premio d'Italia a Monza. Gasly. Non credo proprio, Pierre. Ti rimani là e concludi là la gara. Stai a casa tua. Eh sì, in Francia. Con i tuoi amichetti francesi. In cui vai a scuola. Elementari, medie, superiori, università. E Bottas che vince il Gran Premio del Belgio. Non spostare il telefono. Beh, alla fine dai, vinciamo noi questa lotta. Mi sono stancato a fare la gara. Vabbè. Hai fatto un bel po' di flashback pure. Sì. Comunque. Bottas che vince. Secondo me ha scavalcato Hamilton in classifica. Eh sì, perché stava quanti punti da Hamilton? Di 4 mi sa. Eh sì, allora ha superato di 6 adesso. Sì. Vediamo, e tu invece starai adesso. Vabbè, adesso vediamo tutta la classifica. Ok. Oh, 46 punti dietro di noi, Valtteri Bottas. Sì, l'ha superato di 4 punti, hai visto? Ce l'ho superati purtroppo, vabbè. Vabbè, ci hanno superato di quanti punti? Di 14, vabbè, comunque possiamo vincere a Monza. Perché adesso c'è il Monza che è tuo quel Gran Premio, lo sai? Sì, sono stra competitivo. Lo so. Anche con la pioggia. Perché porta la pioggia? No. No, ma se fosse. Vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate almeno 10 like per il prossimo. Iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao!